schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0. ragazzi, oggi andremo a vedere l'ultima nata di Rockstar, diciamo l'ultima nata tra parentesi. E che cos'è, ragazzi? La Pfister Neon è una sportiva che ha il costo di 1.500.000. E in più, ragazzi, cosa che magari molti di voi non sapranno, è un'auto ibrida elettrica. Diciamo che il design è abbastanza accattivante di quest'auto, non è male come design, insomma meglio del solito cesso della Voltic o altre auto ibride che diciamo hanno tirato fuori in GTA. Andiamo a vedere un pochino le modifiche di questa auto, che cosa si può mettere, quindi vediamo un po'. Allora, io ho deciso che questa auto, ragazzi, oggi la farò tutta quanta al femminile, quindi giustamente il mio personaggio è personaggio donna, quindi voglio un pochino, diciamo, farla al femminile questa auto. Qui ci abbiamo le righe, ci abbiamo due cacatine. Vabbè, vediamo ragazzi, mettiamo una riga sola. Già ho in mente più o meno il colore in cui andrò a farla, è un colore grigio che ho postato ieri sul canale, quindi andiamo a vedere, ragazzi. Diciamo che come modifiche non sta neanche male, ha delle modifiche, ce l'ha, specchietti, a me piacciono quelli. La solita targa fanculo, bella nera, ragazzi. Il colore è questo, il colore che ho postato ieri, e ci andiamo a mettere il perlescente adeguato, quello che va sopra questo colore, che lo renderà un pochino più sgargiante, ragazzi. Quindi andiamo a vedere. Che dire, ragazzi, 1.500.000 per una sportiva elettrica, bah. Se vi piacciono le auto e vi piace questo tipo di auto, posso dire compratela. Se no, altrimenti vi direi lasciate perdere. Quindi ci mettiamo rosa salmone, la righetta come colore secondario, ragazzi, è la righetta, si sono sprecati. Ah no, abbiamo anche le minigonne, c'è anche qualcosina, insomma. Suppongo ci sarà il... Sì, diciamo io ci metto il piccolo perché quello grande lo vedo troppo pacchiano. Beh, nell'insieme, ragazzi, non è una brutta auto, come ho detto. Se vi piacciono le auto, se vi piace collezionare auto, io ci metto un bel Super 5 qui che ci sta bene, uno sportivo, e lo facciamo come la riga. Come dicevo, se vi piace collezionare auto, vale la pena perché esteticamente non è male. Però, diciamo, essendo una sportiva elettrica, ci sono molte sportive migliori di questa. Io poi l'ho provata, quindi vi posso dire che non vale la pena. Se ci dovete fare le gare, non vale la pena. Se la dovete sfoggiare per dire oh, ce l'ho, è bella, guarda quanto è bella, allora ci può stare, perché comunque è una bella auto. Non è male come auto, a me piace il suo design, come è fatta, è la classica sportiva, diciamo, e non è male. Però 1.500.000, certo, non è che i costi per altre auto sono meno, però comunque sia rimane sempre 1.500.000. di sportive a meno di 1.500.000 ce ne sono tante, e sono anche molto più veloci di questa.
Detto questo, ragazzi, vi ricordo di passare nel link in descrizione, dove ci sono tutti i miei contatti. Andate sui rispettivi canali Telegram che vedete. Uno è il canale di GTA Online, dove dovete parlare solo ed esclusivamente di GTA Online, ragazzi. Se parlate di qualcos'altro verrete cacciati immediatamente, quindi parlate solamente ed esclusivamente di GTA Online e magari aiutarvi a fare glitch, scorte, cazzi e mazzi. È un gruppo abbastanza esteso, ci sono 1200, quasi 1300 iscritti, quindi potrete trovare tutto quello che cercate in quel gruppo. L'importante è che vi comportiate bene. Iscrivetevi al mio canale Telegram, poi ci sono tutti quanti i vari contatti. Quindi, detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti!